strate- ci brucia vabbè, prima a noi la strategia farà la lo salva, siamo stati io! La nostra esasperazione! Oh. Come la possiamo esprimere in modo diverso? Che ci colpisce! La personalmente! Dio, ma state scherzando! Le ragazzi che abbiamo sbeffeggiato! È assurdo che qua ti apra i licenziamenti e Arrende invece ti assuma! È assurdo! Amoni, Dari, chi stiamo parlando? Di che cosa parli? È assurdo! Che fa, non gli andiamo più qua? Ragazzi, le cose che avete. Perché qui insieme a voi ci sono pure le famiglie delle persone che non sono nemmeno qui. Ed è... Sì, ma noi vogliamo sapere cosa dobbiamo fare. Basta, lo sappiamo la situazione qual è. Adesso dobbiamo agire. Abbiamo detto chiaramente che se Cipi non ha intenzione di recedere da questa posizione, per quello che ci riguarda se ne può andare a fare in culo, nel senso che fa strada ad altre aziende che vengono a prendersi questo lavoro. L'unica ricchezza che abbiamo è il vostro lavoro, non abbiamo altre cose da offrire. E allora che questi qua con la nostra protesta vogliono ottenere contributi, soldi, incentivi e cavurini. L'azienda ha aperto oggi ufficialmente le procedure per il licenziamento collettivo di circa 1700 lavoratori a Palermo. Sono 3000 gli esuberi dichiarati dall'azienda in tutto il territorio italiano. Noi qui a Palermo purtroppo ci ritroviamo a dover gestire la situazione più difficile. Stiamo parlando praticamente di quasi il 50% dell'organico dei lavoratori Almaviva a Palermo. Il danno che si verrebbe a creare se questa soluzione dovesse arrivare a compimento, il danno economico e sociale che si verrebbe a creare nella città di Palermo è indescrivibile. Stiamo a combattere già da tempo siamo sotto ammortizzatori sociali a causa delle gare al massimo ribasso, a causa delle delocalizzazioni. Adesso l'azienda ci dice che gli ammortizzatori sociali non possono essere più una soluzione, sebbene dal tavolo del Ministero dello Sviluppo, dall'incontro del Ministero dello Sviluppo Economico dello scorso 9 marzo sia uscito fuori dalle dichiarazioni del Vice Ministro che ci sono a disposizione fondi per ammortizzatori sociali che potrebbero comunque reggere l'impatto sociale fino alla fine del 2017. A quanto pare l'azienda non ha più intenzione di aspettare perché dice che gli ammortizzatori sociali ormai non possono essere più una soluzione. Noi ci troviamo qui adesso a dover spiegare a 1700 lavoratori che il loro futuro, a 1700 famiglie di Palermo, perché all'interno dell'azienda ci sono anche coppie, marito e moglie, famiglie intere con figli che lavorano all'interno di Almaviva. Dobbiamo spiegare adesso a queste persone che il loro futuro ormai è arrivato alla fine. Si aprono adesso 75 giorni di trattativa, si aprono 75 giorni in cui la lotta diventerà veramente intensa e tutto può succedere in un territorio come quello di Palermo. Cercheremo di continuare a lottare fino alla fine per non perdere neanche un posto di lavoro. Abbiamo detto all'azienda, abbiamo presentato le nostre rimostranze all'azienda per quello che è stato fatto, ma soprattutto per quello che non è stato fatto da parte di questa azienda. Cercheremo in ogni modo di trovare delle soluzioni, come dicevo, proprio per non perdere neanche un posto di lavoro.